presepe odora di pazienza, di attesa e di magia. E quello del pincio di Fano diventa sempre più ricco, suggestivo e magico. Realizzato dai maestri carristi di Fano, attira turisti da tutte le Marche e da fuori regione. Ormai da qualche anno la nostra città ha pensato di valorizzare il tema del carnevale anche nel periodo natalizio, perché è veramente nostra grande identità e nostro DNA creativo. Lo fa in un luogo veramente magico della nostra città, il Pincio, che con queste luci è veramente splendido. A tutti consiglio di venirla a vedere, perché siamo partiti dalla natività, ma oggi qui c'è un grandissimo presepe che conta 14 pezzi, ma l'idea è veramente di ricreare un presepe con l'arte dei maestri carristi in questo fantastico luogo, così da essere una città attrattiva anche nel periodo di Natale con questo fantastico progetto. Un'attrattiva che ha visto nel corso degli anni crescere l'inserimento di nuovi personaggi, grazie ai maestri carristi che, manipolando cartapesta, polistirolo e vetroresina, creano delle vere e proprie opere d'arte. Non solo in un contesto goliardico come il carnevale, ma anche nella sacralità del Natale. Qui veramente la bellezza è tanta ed è un'emozione, questo luogo è veramente un'emozione. E ancor più è un'emozione con il presepe dei maestri carristi. Questo a dimostrazione che le nostre maestranze hanno la capacità di lavorare i materiali e di rendere magico qualsiasi cosa loro costruiscano. Questo presepe si dovrà ampliare e quindi nei prossimi anni il Pincio sarà totalmente, sarà un presepe, un grande presepe, e sarà sicuramente un polo d'attrazione, perché un luogo così, con la particolarità di un presepe con pupi a grandezza naturale fatti in cartapesta, beh, chi ce l'ha? Credo, direi nessuno. E ovviamente noi tuteliamo questo tipo di maestranze, questo tipo di lavorazione, perché proprio sulla cartapesta stiamo lavorando per diventare Carnevale di Fano, con altri 9 carnevali, patrimonio immateriale dell'umanità. Ad aggiungere una nota di colore a tutta l'atmosfera magica del Pincio, i super elfi, gli atleti della Virtus Volley di Fano, che hanno distribuito dolciumi ai più piccoli. 14 personaggi, il quarto anno di fila di questo bellissimo progetto. Ci auguriamo che vada avanti per altri anni, altri 14 personaggi. È un bel progetto che ci caratterizza e fa vedere che noi carristi possiamo fare anche altre cose oltre ai carri. È un orgoglio per la città, un piacere oltretutto, e collaborare per queste belle cose qua, e quindi noi quando ci chiamano ci siamo sempre presenti, anche per altri lavori, altre situazioni che possono essere a servizio dei cittadini e della città.